Andiamo a fare un giro in soffitta. Sì, ma cosa ci volete trovare, scusate? Non c'è nulla. Guardate! Che ci sarà dentro? Basta guardare, no? Aprilo. Ma possiamo? E chi vuoi che ci veda? Poi mettiamo tutto a posto. Guardate, ragazzi, ci sono lettere e cartoline. Ma sì, saranno lettere d'amore ricevute da qualche prof che poi le ha nascoste qua. Guardate, sono tutte lettere e cartoline dei soldati. Guardate le date. Maggio 1915, settembre 1918, aprile 1916. Ma come saranno finite qui? Dopo la disfatta di Caporetto, nell'ottobre 1917, l'Italia tutta è chiamata ad uno sforzo di riorganizzazione che non coinvolgerà solo il fronte. Anche la scuola dovrà fare la sua parte. In questi giorni decisivi per la patria, non si combatte solo al fronte. Ogni cittadino, adulto o fanciullo, è un soldato. Dagli educatori delle scuole medie parta vibrante e serena la parola che ai giovani e per loro tramite alle famiglie significhi fiducia, disciplina, incrollabile resistenza. Viene così diffusa un'istituzione già esistente, quella delle madrine di guerra, allieve che con l'invio di cartoline, ma anche di materiali di conforto e indumenti, dovranno far sentire ai soldati al fronte il sostegno della popolazione, in particolare delle giovanette, come le chiamerà il Duca d'Aosta. In Alessandria le madrine saranno appunto le allieve della Regia Scuola Normale in via Faa di Bruno, nell'edificio in cui oggi troviamo la sede del liceo Saluzzo Plana, nel cui archivio sono state conservate 176 fra cartoline e lettere spedite da soldati italiani. Gli ispettori regionali inviano ai primi di dicembre 1917 una circolare alla direttrice della scuola alessandrina con ulteriori prescrizioni. I momenti che la patria attraversa richiedono un'azione sempre più fervida per rinsaldare così la resistenza dell'esercito come quella del paese e cementarle in un solo blocco infrangibile mediante una incessante e calda corrispondenza di sentimenti, di propositi e di fede. Il testo dell'indirizzo, che ove l'opportunità lo consigli può essere modificato, si legge nella cartolina stampa di cui uniamo alcune copie. Non siamo sfortunatamente in grado di mandare altre cartoline se non come esemplari le poche qui unite, ma sarà facile riparare tale mancanza facendo scrivere le parole animatrici di tutto pugno dai giovani su ordinarie cartoline postali. La direttrice Teresa Mantelli, però, dimostra spirito di intraprendenza e così risponde agli ispettori. Si è pensato subito a rendere economicamente possibile a tutte le allieve il partecipare a questa manifestazione di carità patria, pur dando alle cartoline decoro e grazia. Sono state tirate 3.000 cartoline che molte allieve ne hanno inviate a più combattenti. Ci siamo ispirati alla scritta che era stampata nelle cartoline inviateci da codesto onorevole ispettorato. Fantasia è quella cosa che si battono sul piano, ma che pur nelle montagne. Le cartoline e le lettere che arrivano dal fronte sono in buona parte colme di ringraziamenti. Tra questi ci sarà anche il biglietto
ad una studentessa del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Armando Diaz, il successore di Cadorna dopo Caporetto. Il tono, l'espressione, la grafia di cartoline e lettere variano, anche di molto. Le scrivono giovani di diversa cultura, di diverse classi sociali. Alcune denunciano un livello minimo di alfabetizzazione e proprio per questo è più ammirevole lo sforzo degli scriventi. Alcuni arrivano a scusarsi del mal scritto. Ringraziandole infinitamente e augurandole buone felicità, sono suo servo Colombini Arturo. Vorrà tanto scusare del mal scritto. Altri dell'usare una semplice matita. Scusi se le scrivo con matita. Le circostanze in cui mi trovo non mi permettono di fare in altra maniera. Pur nel contesto di una comunicazione che nasce da un invito istituzionale e controllato dalla censura militare, poiché provengono da zone di guerra, dai testi emergono comunque le diverse personalità. C'è il sergente telegrafico. Gentilissima signorina, ricevuto suo dono calze, ringrazio di cuore. Ricordandola sempre, benefattrice combattenti, auguro ogni bene. Il caporale, preciso nell'elencare e con il desiderio di approfondire. Gentilissima signorina, con molto piacere il giorno di Pasqua ricevette un pacco contenente 2 pacchetti di sigarette, un sapone, un paio di calze, un fazzoletto, una matita e dentro il suo ho rilevato una cartolina col suo rispettivo indirizzo. Sarei davvero felice di avere una sua corrispondenza. Avrei piacere di sapere la sua età. La mia è di anni 21. Il soldato artigliere che, nella sua semplicità, lascia capire il dramma della vita quotidiana al fronte e le carenze dello stesso esercito nei rifornimenti, facendo anche qualche richiesta. E cresce signora Ressia. Io ho ricevuto il suo passo montagna e tanto la posso ringraziare. Ma di più di bisogno mi farebbe 2 o 3 paia di calzettoni. Oh, come mi farebbe di bisogno più un paio di guanti pesanti per il freddo, che un po' troppo, tutto sta si potrebbe. Mentre che, per un più grande piacere del mondo, addì. Buon augurio, grazie. Disagio, tristezza, che si intravede anche in altre cartoline. Le invio i miei auguri e quella felicità che a me manca in questo momento. Mi trovo alla fronte, ad una fronte fredda. La neve cadde per 2 giorni consecutivi. Il freddo è intenso. Ora ho una pioggia incessante. Dopo una settimana di febbre, eccomi di nuovo al mio posto. Un po' debole, se vuole, ma il male è scomparso. Dalla famiglia ancora nulla. Non puoi immaginare quale sia il mio dolore. Molte sono invece le cartoline firmate da arditi che sembrano mantenere intatto lo spirito interventista. Promettiamo di essere i primi a infrangere i fili aggrovigliati e di salire impavidi di spalti tormentati. Nostro è l'onore, urrà! A notte o in alba grigia, non con mandole o trombe, di redestare il barbaro, ma col fragor di bombe. Nostro è l'onore, urrà! Noi sentiamo gli inviti di Sauro, Filzi, Battisti ed anneliamo di vedere l'ora in cui verremo lanciati all'assalto, decisi di vincere, di avvicinarsi, di redimere le terre che natura pose per nostro confine. Il vostro pensiero ci dà vita e coraggio. Grazie. Per voi sfideremo la morte. Darei volentieri il mio giovane sangue per la riconquista della mia casa, calpestata dal barbaro vigliacco nemico che tanto odio. Sono del 1899, ma il sangue patriottico bolle forte nelle mie vene. Quel mazzolin di fiori che
Altri soldati e ufficiali dimostrano un buon livello culturale. Potremmo definirli poeti e anche un po' galanti, come il tenente Martoglio, Negri e Bertani, che hanno belle e diverse parole per due giovanette. Le candide nevi, il gelo, la tormenta sono state vinte dal lavoro di mani gentili. Nella bufera di neve l'artigliere la sognerà quale fatta col lago di Refe, che pensa a lui. Grazie. Dal fronte non giungono solo cartoline con scritti comunque brevi, ma anche lettere in cui i ringraziamenti sono affiancati da altre argomentazioni. Non mancano ovviamente i toni arditi e più infiammati, come quelli del soldato Colluia. Il suo pensiero nobile, vibrante nel profumo dell'esuberante giovinezza, ha portato in questo sacro giorno, nell'umida trincea, una luce più nuova, una più forte fede. Un ritemprarsi della promessa di tornare ai nostri sacri confini per riprendere la corsa irresistibile verso i nostri ideali più puri. Trieste, Trento. I violatori d'ogni diritto dovranno, davanti alle nostre implacabili baionette, tornare alle loro tane, avendo negli occhi la visione del nostro bel suolo, dell'azzurro del nostro cielo, delle nostre leggiadre donne, che si avevano, per un momento, creduto di far tutto suo. Toni arditi che ritroviamo nelle parole del caporale Crespi, un ragazzo del 99. Io, figlio di un ex ufficiale dei Carabinieri Reali, che prima della chiamata alle armi della mia classe, 1899, abbandonai per due volte consecutive gli affetti più cari della mia famiglia per recarmi a fronte, sempre rintracciato in trincea e rimpatriato per la giovane età, sono lieto di essere in possesso del di lei scritto che gelosamente conservo tra i più cari ricordi della mia vita di guerra. Interprete dei sentimenti dei miei compagni d'arme, non mi confondo a scrivere che qualora il vile nemico ritentasse aggredirci, troverà soldati che, pur piccoli, appartengono alla terza armata e votate la morte piuttosto che al disonore. Nelle lettere troviamo anche altri accenti che ci riportano problemi della vita normale, alla vita civile. Ed ecco il soldato Riccardo Vergano che scrive alla direttrice della scuola normale di Alessandria subito dopo aver appreso il buon esito di esami sostenuti presso la scuola alessandrina. Gentilissima signora direttrice, ho appreso oggi con soddisfazione il buon esito dei miei esami e riconoscendo purtroppo che tutto ciò lo devo all'infinita indulgenza che ella, tanto buona, serve in special modo verso quei poveri soldatini che, affrontando impavidi pericoli e sofferenze, creano alla cara patria sublimi ideali, mi fo vivo dovere ringraziarla vivamente, implorando dal cielo, per lei, le più celesti benedizioni. Prima di partire per il fronte, mi procurai a Torino libri di testo, che studio volenterosamente nei ritagli di tempo. Ve lo giuro, signor capitano, ve lo giuro, signor capitano, che ritorno da bravo soldato, e che ritorno da bravo soldato. Sempre di esami scrive il soldato del Favero Giuseppe alla professoressa Mantelli, ma il tono è ben diverso. Stimatissima ed egregia signora direttrice, perdoni se con questa mia avvengo ad interromperla dalle sue occupazioni e se scrivendo non uso tutte quelle regole necessarie prescritte dalla buona educazione.
Qui non ho la comodità di avere l'inchiostro o la penna stilografica, né il tavolino. Scrivo sotto un cipresso, sdraiato per terra. Oggi il mio signor tenente dissemi che a cagione di una recente circolare non può concedermi la licenza per costi recarmi a fare gli esami. A questa notizia, vedendo tutta la speranza di un migliorato avvenire, non potei dire una sola parola. Rimasi lì, fermo come la leggendaria Niobe. Il pensiero di poter ottenere la licenza lenava il dolore cagionate dalle sventure avvenutemi, cioè del paese invaso, di non sapere dove e come si trovi la mia famiglia, della scomparsa di mio fratello durante la ritirata. Forse aggiunse questo che inasprì il mio dolore, l'ansia pristina per il mio avvenire. Già m'ero preparato assai per questo esame, sacrificando ogni divertimento. Avevo trovato una gentile persona che mi aiutava molto. Quando mi vedo tagliato il cammino, obbligato ad arrestarmi. Ora si attende il giorno di andare in trincea. Alla cosiddetta vita civile sembrano anche attaccarsi il soldato ingegnere Lodovico Sburlati e il caporale professor Riccardo Iachino violinista, che scrivono i loro ringraziamenti sui rispettivi biglietti da visita. Pur in guerra, non intende perdere la propria identità di conte neanche il soldato Broglia Vincenzo. Io sono il figlio di una famiglia anche ricca e già 3 volte decorata e devo stare sempre in linea con gli altri coscritti. Io sono della classe 95 e sono il più anziano di tutto il reggimento e il mio valore è sempre stato provato anche davanti a Sua Maestà, il re Vittorio Emanuele III. Signorina, spero che mi invierà ancora qualche altra cartolina e intanto le invio i più cari e affettuosissimi saluti e bacioni. L'ho sconosciuto, il signor Conte Broglia Vincenzo. Mi scuserà la mia calligrafia da cani. Sono in trincea nel fango fino al ginocchio. Addio, non posso continuare. In una lettera troviamo anche una fotografia, quella del musicante Alfonso Andreani, il quale chiede cortesemente alla propria corrispondente Pierina Ferretti di ricambiare con una sua fotografia. Vorremmo concludere questa rassegna con una cartolina, una lettera, in cui gli autori dimostrano che neppure la guerra, la vita in trincea, sono riusciti a cancellare del tutto il senso dell'ironia. La cartolina è scritta da uno zio alla propria nipote. Antonietta carissima, giuntami tua carissima cartolina. Difenderemo ad ogni costo le vostre case e faremo del tutto affinché il nemico non abbia a varcare la soglia della Regia Scuola Normale di Alessandria, prendendosi quale retaggio la vostra direttrice, che saluterai a nome anche dei miei compagni d'armi, tuo zio Carlo. Ironia che ritroviamo in una lettera che arriva dal fronte albanese. Sono ormai legittimo proprietario di uno dei passamontagna da lei lavorati ed offerti alle Regie Scuole Normali per i soldati. Dico uno, giacché mi immagino che ne avrà fatti diversi. Sicuro, questo suo passamontagna deve aver percorso tutta l'Italia e attraversato il relativo Mare Nostrum. Ridendosi dei sommergibili e delle altre insidie austriache, è andato a cadere nelle mani, pardon, sulla testa di un soldato romano, non antico, non confondiamo, automobilista in Albania. Ho avuto il passamontagna per mezzo di un amico che lo ha ricevuto, unito a degli altri oggetti, in un pacco delle suddette scuole, da distribuire a chi avesse creduto meglio. Ed è stato così che ne ho avuto uno io, con un biglietto, su cui
era scritto il suo nome. Le lettere dell'archivio del Liceo Saluzzo sono una piccolissima parte rispetto al totale di 4 miliardi spediti in Italia da militari e civili fra il 1915 e 1918. Lettere e cartoline furono così numerose da intasare i centri di smistamento, tanto da indurre le autorità postali e militari a distruggerne grandi quantità quando non fu possibile recapitarle. Sulla corrispondenza vigeva la censura, esercitata dai comandi con rigore, per evitare la fuga di informazioni che potessero minare il morale delle truppe e dei civili. I soldati, però, trovarono il modo di eluderla, o facendo recapitare a mano lettere e biglietti da commilitoni in licenza, o facendole spedire dalle retrovie. In molti scritti si fa riferimento a un ufficio doni presente all'interno della scuola normale, che aveva lo scopo di far recapitare i pacchi ai soldati al fronte. Non tutto però giunse a destinazione. Molti pacchi, accumulatisi nei centri di smistamento, furono poi distrutti alla fine della guerra. Chi non ricevette pacchi furono i prigionieri di guerra. Mentre Gran Bretagna e Francia raggiunsero accordi con gli imperi centrali per sostenere i propri soldati prigionieri attraverso l'invio di convogli di viveri e vestiario, l'Italia rifiutò questa possibilità, poiché considerava i propri militari caduti prigionieri alla stregua di disertori e traditori. Dopo Caporetto, ai 300.000 italiani presenti nei campi di concentramento, tra questi Mauthausen in Austria e Zellelager in Germania, se ne aggiunsero altri 280.000. Per costoro non fu organizzato alcunché da parte delle istituzioni. Tutto fu demandato alle iniziative delle singole famiglie o di qualche associazione benefica. 100.000 italiani non fecero ritorno a casa dalla prigionia, uccisi da fame, freddo e tubercolosi. Fino in cima alle montagne troverai una stella alpina che fiorita sul mio sangue. Segnala c'era la croce, chi l'ha messa non lo so, ma il suo.